Ciao amici miei e ciao amiche mie. Oggi vi leggerò un estratto del 26° canto dell'Inferno di Dante. Lo maggiorcorno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui vento affatica. Indi la cima, quella menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro a me l'ardore, che ebbi a divenir del mondo esperto, e dei vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno, e con quella compagna picciola, da là qual non fui desirto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Marocco e l'isola di Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravamo vecchi e tardi, quando venimmo a quella foce stretta, dove Ercule segnò li suoi riguardi, a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia per righi siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia, di nostri sensi, che del rimanente non vogliate negar l'esperienza, di retro al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma a perseguir virtute e conoscenza. Adesso passiamo a parlare di cose serie. Vi leggerò la lista delle persone con cui sono stato.